Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi commenteremo insieme l'esibizione a Sanremo 2022 di Marco Mengoni, super ospite. Se volete fare qualche piccola riflessione insieme a me, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, serata finale, seratona e ovviamente un ospite eccezionale. Io lo adoro, adoro la sua voce, credo che sia una delle voci italiane più belle che abbiamo mai sentito. Lui è Marco Mengoni. Allora, l'esibizione di Marco Mengoni parte con una collaborazione importante con l'attore Filippo Scotti, che abbiamo visto in un film che si intitola La mano di Dio, premiato a Venezia, che ha recitato una poesia di Franco Arminio. Allora, diciamo che la tematica a cui hanno voluto dedicare questa serata Marco Mengoni e Filippo Scotti è il recupero della gentilezza, per sottolineare l'importanza di abbassare quelli che sono i toni, soprattutto in Italia, degli ultimi due anni. Allora, al di là della performance di Marco Mengoni, che è stata eccezionale, come al solito, e al di là del fatto che ogni volta che canta l'essenziale mi vengono i brividi alti così, poi sentirlo con l'orchestra è stata una cosa veramente pazzesca. E purtroppo ha ragione, nel senso che si sono un po' perse di vista quelle che dovevano essere le cose essenziali in questo periodo di pandemia. Il fatto di rispettarsi gli uni con gli altri e di dare dignità a quella vita che si cerca di salvare nei confronti di una pandemia, invece di toglierla. Al di là di tutte quelle che possono essere le polemiche, io non voglio parlare adesso pro o contro, non voglio esprimere dei giudizi nei confronti di quello che sta succedendo, e credo che la volontà del non giudizio fosse anche nel discorso di Filippo Scotti e Marco Mengoni. Sono partiti citando due degli articoli più importanti della nostra Costituzione, che sottolineano che la dignità dell'uomo deve essere rispettata, sottolineano che l'uomo ha diritto di esprimere la propria opinione e sottolineano di sapersi dare un contegno, cosa che oggi purtroppo, anche favorita dall'utilizzo sbagliato dei social, non c'è più. Quello che mi sento di condividere con voi, al di là del fatto che vorrei davvero tantissimo che andaste a guardare la performance di Marco Mengoni, io ovviamente per ragioni di copyright non posso inserirla nel video, i miei sono solo video commenti come oramai sapete tutti, però se riesco vi trovo il link, ve lo lascio qua sotto, perché mi piacerebbe davvero che voi andaste a guardare questa performance e cercasse di capire che cosa ha mosso il discorso iniziale dei due artisti. Qui su Eller Channel noi cerchiamo di parlare di tutto, una cosa di cui mi faccio spesso vanto, ma mi faccio vanto perché veramente ho lottato fin dall'inizio affinché questo accadesse nella community di Eller Channel, è che qui si può parlare liberamente di tutto, anche quando si hanno posizioni diametralmente opposte, purché si rispetti l'altro. E l'unico modo di rispettare una persona che non la pensa assolutamente come te, che è su una posizione completamente diametralmente opposta alla tua, è utilizzare gentilezza nel modo. È utilizzare dei modi garbati, dei modi gentili per esprimere la propria opinione e ascoltare quella degli altri. Io lo dico sempre, ogni volta che c'è confronto c'è arricchimento per tutte e due le parti, per entrambe le parti che si confrontano o per le infinite parti che si possono confrontare, perché ognuno di noi è un individuo e ognuno di noi ha vissuto una determinata esperienza, è stato coinvolto in determinate emozioni, ha vissuto dei traumi, dei dolori, e quanto è bello poter comprendere gli altri anche se non condividiamo le loro posizioni, quanto è bello poter essere utili agli altri invece che essere dannosi per gli altri. E se pensiamo che tutte le cose peggiori della nostra vita, come possono essere il bullismo, l'odio, il rancore, le fragilità, la cattiveria, il disconoscimento dell'altro,
l'annichilimento dell'altro arrivano proprio dalle discriminazioni, dal pensiero che uno è diverso da un altro e quindi migliore o peggiore, dal fatto di mettere su piani di giudizio senza essere nessuno noi per giudicare il prossimo. E allora a questo punto mi accodo al discorso fatto da Mengoni e da Scotti e chiedo anche io che si riportino i toni su un piano di gentilezza e di ascolto del prossimo, che si riportino i toni su un piano di elevazione di se stessi e non per superbia o perché ci crediamo migliori degli altri, ma ci eleviamo quando noi siamo in grado di dare, di fare qualcosa per gli altri. Un re, un sovrano, una persona che sta in alto è colui che può dare, uno ricco è colui che dà, non è grande colui che per sentirsi grande sminuisce gli altri, ma è grande colui che non ha bisogno di sminuire nessuno, proprio perché è grande lui. E quindi poniamoci da questo lato, al di là di tutto quello che ci viene inculcato nel cervello, al di là di tutto quello che sentiamo purtroppo troppo spesso in televisione, nel mainstream, che leggiamo sui giornali, che ascoltiamo sui social, smettiamola ragazzi di odiarci gli uni con gli altri, siamo tutti nella stessa barca. Sapete come la penso se frequentate questo canale. Stiamo tutti lottando per venire fuori da una situazione spiacevole, da una situazione che ha creato tanti disastri, da una situazione che ha creato tanti problemi, e ognuno di noi crede di essere nel giusto e di fare il giusto per se stesso e per gli altri, ma finché continuiamo ad urlarci contro non capiremo mai la posizione di qualcuno che la pensa diversamente da noi. Allora iniziamo magari ad ascoltare, iniziamo a fare silenzio e iniziamo a parlare sottovoce, ad ascoltarci e a parlarci con gentilezza, senza puntare le dita. E io credo che fosse questo un po' il punto del discorso di Mengoni e di Scotti. Ragazzi, io, come vi ho detto, spero tantissimo che voi riusciate a vedere la performance, perché ovviamente Mengoni non si può perdere, è bravissimo ed è un personaggio veramente che vorrei vedere davvero più spesso in televisione, far musica, nei concerti. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo, sincero, grato e gentile amore.